Anche dai segni in greca la loro scoda sull'anteriore, soprattutto Mauro e Alice, gli autori della cinquina. Questa volta sei non è riuscito, ma Mauro, era dura per tutti. Sì, era dura per tutti. Comunque già prima di partire sapevo che sarebbe stata comunque una gara difficile per l'alto livello dei concorrenti. Noi abbiamo avuto qualche problema tecnico, si appannava sempre il vetro nelle prime prove speciali, quindi dopo le prime prove eravamo già tagliati fuori. Sull'ultima avevo iniziato a trovare un buon ritmo, ho fatto un errore, io sono andato dritto, quindi non sono riuscito nemmeno a vincere una prova speciale, però vabbè, bisogna accettare quello che viene. Il pubblico è sempre bello, la pista, il tracciato non è risentito, però il pubblico c'era comunque, è stata comunque una bella festa come sempre. La domanda che arriva è di conseguenza quello che hai appena detto, cioè nessun rimpianto di non aver scelto anche tu una URC per questa edizione della corsa? Assolutamente no, tanto è vero che ha vinto un R5, quindi bisogna anche guidarle le macchine. Le macchine vanno tutte bene, sono tutti, si equivalgono tutte, si sono guidate da buoni piloti, lo spettacolo è tanto, il ritmo è alto e le differenze sono minime e la gara è combattuta come è stata oggi, quindi è stata una bella manifestazione comunque da seguire, credo. Mauro piace perché che vinca oppure come oggi le prenda, è sempre uno che dice la verità. Al traguardo arrivano quinti assoluti Mauro Trentina, Alice De Marco con la Skoda Fabia, i colori, la Superba. Salutiamo con un applauso, una bella innaffiata che non guasta mai.